Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. E quest'oggi attendiamo il rientro di Enigma, come ho detto nello scorso episodio, e mi aspetto di trovare Ciriola steso morto nella zona, ma vediamo se ce l'ha fatto o meno. Era a livello 1, ho vari dubbi. Ok, abbiamo ucciso 30 creature. Bene, abbiamo Tammy Boone, donna, e ci va bene così. Abbiamo preso questa, ottimo. Quindi almeno 30 creature le aveva uccise. E qui Falco sta andando a procreare. Bene. Ora, un secondo. E abbiamo Alexander. È un uomo, Alexander. Buoni tutti. Alexander. Io mi sembra che alla fine Alexamel non l'avessi messo. Vediamo se crea un doppione. Può darsi, devo vedere. Ma non mi pareva. Per cui Alexamel. Ok. No, già l'avevo messo e anche da svario tempo a quanto pare. Per cui niente Alexamel, mi spiace. Due non te ne posso dare. Quindi Ale Wolf. Ok, Ale Wolf, benvenuto nel Vault 210. Fammi aggiornare questo foglio perché mi ero lasciato quindi qualcuno che avevo inserito, non l'avevo trasferito nell'altro foglio con tutte le persone inserite. Lo salvo anche perché sennò qui le cose. E abbiamo John Moroso, figlio di Sara e Andrea, che ci diventa Lars, direi. Lars? Lars senza cognome. Ok. Benvenuto anche a te, Lars. Volevi essere carismatico, ma ho dei dubbi che ci servono persone carismatiche, per cui vedremo. Sì, adesso voglio vedere. Enigma dovrebbe essere sulla via del rientro. In effetti 12 ore non bastavano a Enigma per entrare. Quindi il mio discorso sui soldi per dare vita a Ciriola non funzionavano. Abbiamo Beverly Slump, che la lasceremo così. Quindi potremo trovarci a non poter resuscitare Ciriola in caso. Anche se il livello 1 dovrebbe costare poco. Ora vedremo anche se qualcuno qui ha maxato. Ma una cosa per volta. Abbiamo sbloccato la stanza? Sì. Ok, allora, vediamo un attimo. Enigma, mancano ancora 5 ore per entrare. E Ciriola è vivo. Livello 11 e potrebbe ancora andare. 1260 tappi, Ciriola. Complimenti a me, non me lo sarei mai aspettato. Ma ti facciamo rientrare. Sì, questo doveva essere una esplorazione un po' breve, livello 11, certo. Forse in realtà ci conviene lasciarlo a fare ancora cose. E fare un'altra pausa di 12 ore per il prossimo episodio, sapete? No, forse 12 ore no. Proviamo magari un 10 ore prossimo episodio. Da vedere. Comunque sta reggendo botta molto bene, livello 11. Per cui mi piace. Sembra un lago, ma di notare non se ne parla. Bravo, che le radiazioni non ci piacciono così tanto. Stranamente non abbiamo troppe cose in rosso. Qui mi sono perso qualcosa. Allora, prima di chiamare altre persone, stato. Non abbiamo nessuno massimizzato, non ci credo. No, livello max raggiunto. Abbiamo Michelle Nevi in intelligenza. Quindi possiamo mandare Michelle. Qua. Ah, ma io non avevo già fatto questo switch tra Michelle e Tomomi. Pensavo di averlo fatto in realtà. E invece qui. Ops, chi sto prendendo? Cosa ho toccato? Oddio. Se la butto sul nulla, annulla. Bene, bravo. Annullami tutto. E dicevo, in percezione non avremmo dovuto avere una serie di persone maxate. No, perché evidentemente 12 ore erano poche. 12 ore erano poche. Oddio, quanto tempo gli prende. Qui altre 15 ore, 8 ore, 6 ore, 6 ore. No, ok, prossimo di 10 ore ci dovrebbe andare bene per finire di maxare un po' di persone. E avevamo anche il problema della cucina, no? Questo devo aspettare a prenderlo perché devo fare le cose fatte bene. Ok, va bene. Allora, a questo punto, sì, prendiamo, dai. Abbiamo Robert Chandler, o Chandler, come ricordano gli amici di Friends. Ora, Lars l'ho già messo. Abbiamo Davide Guidotti, se la pronuncia è corretta. Che
Quindi Davide Guidotti. Benvenuto nel Volt 210. Abbiamo un bel po' di nuove entrate, eh? Voleva essere, come ha detto lui, carnagione chiara o abbronzato. Io questo lo considero un personaggio molto abbronzato. No, come ho detto, sarò molto meno attento, regà, alle vostre... Regà, un po' pur romano, va bene. Sarò molto poco attento alle vostre richieste più specifiche, perché in questo momento, piuttosto che continuare ad avere persone non assegnate con i vostri nomi, preferisco darvi comunque dei nomi e mettervi dentro, piuttosto che aspettare ad infinitum che esca fuori un personaggio che vi aggradi. Qui che avevamo? Abbiamo Marine Evi, che si stava sicuramente addestrando in qualcosa, e visto che a me servono addestramenti in forza, diremo che si stava addestrando in forza. Magari no, ma... Ok. E poi abbiamo il Falco, che anche... Lui in realtà lo vorrei massimizzare, ma al momento abbiamo troppe poche persone adatte per concentrarci sul massimizzare. Abbiamo la percezione per i depuratori, ma abbiamo questi spazi per le cucine un po' vuoti. John Mandy sta a 7 e Lorenzo Bimbi sta a 8. Sarebbero ideali in realtà da essere messi ora nelle cucine. E vediamo un po' chi altro abbia. Devo fare... Così, me lo fate fare, grazie. Qui hanno delle agilità veramente infimi rispetto agli altri. Qui buono, massimizzato, 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 infimo. Gabriele, sei infimo, sappilo. Quindi, per ora facciamo così. Non sono ancora massimizzati e la cosa non mi piace, però quantomeno con le statistiche che avete... Anzi, te, Lorenzo, dovrei avercela una tuta d'operaio. Sì, vai tuta d'operaio. Ok. E questo è bene. Ora che ho liberato la stanza, posso mandare... Fermati. No. Francesca, sempre in mezzo, su. Gabriele lo mando ad aumentare un po' d'agilità, che qui ne abbiamo bisogno assai. Poi abbiamo qualcuno che è cresciuto, Julie Slump. Julie Slump, la manderemo anche lei, penso, ad esercitarsi su forza. Qui è pieno e... Qui abbiamo uno slot. Ok. E gli diamo qualcosa. Per ora l'armatura da combattimento che abbiamo appena tolto. Sì, poi ci dovrebbero arrivare cose un po' migliori. E non abbiamo armi. Abbiamo un po' di problemi con le armi. E vorrei ci fosse un modo veloce per vedere esattamente chi ha armi e chi no. Mi ricordo che c'era qualcuno qui, esatto. Leonardo Contro non aveva armi. Però immagino che ne troveremo sempre di più, che mi sono dimenticato di assegnare cose. Tutti i bambini che crescono. A proposito di bambini che crescono, lavoro. Chi sta in pausa caffè? Bambini. Abbiamo 4 bambini, ma penso nessuno in pausa caffè. No, ottimo. Abbiamo qualcuno che è rimasto ancora sopra, però alla porta. Sì, abbiamo Davide Guidotti. Guidotti, a cui non posso dare ancora. Parte già con abbastanza fortuna, però questo potrebbe essere buono. Gli diamo, giusto per non essere del tutto sguarnito, un'armatura in pelle, non ha armi, e lo mandiamo ad addestrarsi in questo caso in fortuna, dato che abbiamo adesso la forza che è del tutto occupata come sale. Prima o poi dovrò mettere qualcuno qui di guardia, lo so fin troppo bene, ma ci mancano ancora svariati punti. Ad ogni modo, abbiamo visto tutte queste cose molto belle e molto interessanti, ma la parte più succosa ce l'abbiamo adesso. E poi abbiamo la stanza, sì. Ah, belle al contrario che ci piacciono. 100. 50 energia in utilità. Arma inutile, però potremmo darla a qualcuno. E... Fat Man guidato. 22-26 danni. Bobo! Fat Man guidato. Questa sarà la futura arma di Ciriola. Sì, decisamente. Fat Man guidato. Fantastico. 22-26 danni. Gentilissimi, grazie. Ora, Leonardo Contro. Gli possiamo dare la pistoletta che abbiamo trovato? Ma non il Fatman, tranquillo. Quindi poi ci avanzerà un altro fucile Gauss da dare a qualcun altro. Vedremo anche chi.
e stanza. Abbiamo sbloccato una nuova stanza. Il reattore nucleare. Ah, che forse ci può sostituire. Esatto, assegna piante qui per produrre energia. Potremmo iniziare a creare dei reattori per sostituire i generatori, immagino. Ah, quindi forse tutta questa gente skillata in forza potrebbe anche non servire, perché immagino sia molto più utile e potente un reattore. Dovremmo iniziare a fare un po' di calcoli. Ad ogni modo, siamo un po' sotto. Qui abbiamo altre varie persone che anche qui andrebbero allenate in percezione per migliorarsi, ma non credo che abbiamo altre... No, abiti migliori non ne abbiamo. Facciamo un po' di sprint comunque. Più che altro per fare un po' di soldi ci servono. Ecco, appunto. Incendio. Incendio ci piace. A proposito di incendio ci piace, qui abbiamo unisci tre paia di stanze per 110 tappi. Al momento non stiamo facendo tre stanze. Vediamo se ci dà qualcosa di più interessante. Aumenta il parametro agility di 3 abitanti. Gna, sfigatello, ma per ora non possiamo cambiarlo neanche volendo. Qui intanto qualche altro level up. Cibo. Agility però lo stiamo facendo di 1 abitante. E ci possiamo permettere di prendere... Non abbiamo altri abitanti con bassa agility da assegnare alle cucine, però questo penso sia il punto. Bah, potremmo far... Lasciamo una cucina là con solo una persona. Ma sì, da così magari ci togliamo quello un po' prima. Non possiamo addestrarne tre in contemporanea. Questo è un peccato, ma adesso di costruire una stanza... Ma no, per farsi agilità, onestamente... Penso che possiamo evitare. Abbiamo la stanza con endurance con un posto vacante. E sarebbe cosa buona e giusta mandarci qualcuno. Abbiamo Pasquale che ha endurance maxata, per cui è bene che stia qui. Nicolò stava comunque su fortuna, adesso è endurance. Andiamo Nicolò, facciamo... Ma sì, andiamoci Nicolò, vai. Penso che ci possiamo stare abbastanza bene. Adesso la domanda diventa: come vogliamo continuare a espanderci? E soprattutto abbiamo pochi soldi, per cui in realtà noi dovremo idealmente aprire su un altro piano. La domanda che mi stavo iniziando a porre in realtà è: forse ci conviene semplicemente trasformare uno di questi, tipo questo da 3, in reattore. E... però ci verrebbe a costare tanto, varie migliaia. Anche solo farne 2 ci verrebbe a costare tanto. Per cui ci ragioniamo un attimo. Tanto prima ci serve che rientrino i nostri validi esploratori. Anzi, vediamo, Ciriola sta aspettando prima di curarsi, spero. Ha dei tappi comunque interessanti. E sarebbe il caso quindi di non farlo morire per poterli utilizzare al meglio. Sì, questa questione del reattore va studiata assolutamente. Bisogna capire cosa convenga o non convenga fare. Quindi gli upgrade per ora li evitiamo per tenerci un po' di soldi. E dovremmo iniziare a vedere qui. Percezione, detto per il prossimo episodio dovrebbero essere maxati almeno in... penso in 3. Sara Lunardi quanto gli manca? Sta a 8. E immagino che dopo gli faremo fare... fortuna, forse. Vabbè, facciamo un po' di sprint qua, dai. Un altro, sperando che ce la facciano. No, non è la nostra giornata. Un altro incendio, magari? Sì, incendio ci andava bene, grazie. Vedi? Dalle sfortune nascono comunque cose positive. Quindi questo è l'ultimo, 220 tappi, che parlando di faccio sprint per fare soldi, mi pare che torni abbastanza come discorso. Qui sotto... Non fermatevi dal lavorare, ragazzi. Non ci provate nemmeno. Qui per maxare siamo ancora a... non troppo lontani, ma abbastanza lontani. Qui abbiamo ancora svariati livello 1, che è un altro problema. Spegni 12 incendi. Fatto. Dacci i soldi, dacci il grano e... Oh, porta la felicità di 10 abitanti al 100%. Però ci dà un lunchbox, cosa molto utile. Come posso aiutarvi con la felicità? In realtà non moltissimo. Ne abbiamo svariati, molto felici.
Forse dovrei prima rendervi infelici? Che persona orribile che è il vostro Versir, me ne state rendendo conto, immagino, ma ok. Ora, parlando di sprint, comunque cibo ci serve. Dai. Aspettiamo questi 3 secondi almeno, dai. Pare brutto, se no. Ok. Ok, successo, soldi. Vorrei riuscire a vedere almeno... Oh, qualcuno qui è diventato felice perché gli abbiamo fatto lo sprint. 3 abitanti sono diventati al 100%. Secchi così. Scusa, qui vediamo come state. 100%, 100%. Vediamo un po' chi è che non sta al 100%. Forse se lo ripremevo ancora mi andava dal basso. No. Mi tiene le cose alte. Va bene. Abbiamo... impianto di depurazione. Questo. Vediamo se riusciamo a farvi fare qualche sprint invece che... Beh, 47% me la sto proprio rischiando, ma tanto... Quindi adesso dovrebbero essere risaliti con uno sprint. Non so di quanto, ma dovrebbero essere risaliti. Ah, stanno molto vicini. Qui abbiamo sala atletica, 98%, ristorante, Rachel. Ci fa uno sprint in singola, Rachel? Mi farebbe piacere che tu arrivassi al 100%. Sì. Ci conta anche come felicità. 99. Maledetta. Ok. 4. Grandissimi. Grandissimi. Ci possiamo lavorare con gli sprint su questa cosa. Qua come state? 76 e 100. Quindi soltanto una di voi due. 100. Qui... Abbiamo sala atletica, non si possono fare impianto energetico. Andrea Johnson. Andrea, sprintaci un po'. Successo. Ma non è sufficiente a farla andare... sta ancora al 91. Tra poco qui arriverà un'invasione... aliena, no. Da 91 è passata a 94. Sono 3 percentuali ogni volta. 48. Ok, inizia a essere eccessivo. Poi, qui sotto com'è stata felicità? Immaginavo non fosse troppo. Però 77 è un po' una lunga strada da percorrere. Alla radio non possiamo fare sprint. Oh, qualcuno è salito di suo. Bravi. Così mi piacete. Diventate felici come Pasque. E poi stavo notando l'altro giorno che è un po' che... È un po'. Praticamente non ho mai guardato questo. Dopo 20 colpi forse riuscirei a colpire la lattina sulla staccionata. E questa è una citazione al gioco che è la prima cosa che si fa con la prima arma che ti danno in Fallout New Vegas, se non erro. La pistola meno affidabile della zona contaminata. Buona fortuna. Attenzione, questa signorina potrebbe irritare la pelle. Pistola 10 mm. Okay, abbiamo un sacco di armi che uno potrebbe andare a guardarsi, ma io vorrei andare un po' in fondo. Penso che il Fatman è esatto, è tipo l'ultima arma definitiva. Bombe nucleari portatili che cercano il bersaglio. Wow. Wow, veramente. E di vestiti abbiamo qualcosa di molto scafardo, che sarebbe appunto l'armatura atomica. Che mi verrebbe quasi voglia di darla a Ciriola, ma ne vorrei trovare un'altra, in realtà. Questa la darei comunque a Ciriola, più il Fatman, cioè ci diventa tipo Dio. Può essere anche il livello un quarto, ma... Di abitanti, invece, non abbiamo sbloccato nulla. 0 di 21. Aiuti non ci servono. Va bene, adesso pensiamo. Vorrei far passare, abbiamo detto, una decina d'ore... Qui ne bastano 5 per lei. E Ciriola se la sta ancora cavando abbastanza bene. Sì, forse un 10 ore le regge. Poi, abbiamo situazioni in sospeso da qualche parte? Non stiamo facendo filiare nessuno. E forse questo potrebbe essere un problema, perché ci stiamo espandendo rapidamente e vorrei continuare questo trend. Per cui, in questo caso, manderei Wolf, che ha molta endurance, con qualcuno che ha molta fortuna, che non sia Enigma, e penso che non ne abbiamo di persone con molta fortuna così free da utilizzare. Quindi no. Abbiamo mandato... Vabbè, Sara si sta facendo volontaria per tornare a figliare.
Madison, nah. Serve qualcuno anche con alta agilità in realtà per le cucine. Attacco di predoni. Ok. Chiaramente direi di mandare il falco. Ora la porta è massimizzata al massimo. Non dovrebbe neanche servire che ci mandi qualcun altro. Quei loro due dovrebbero farcela abbastanza tranquillamente. Poi vediamo, vediamo. Gioforchio, sarebbe una bella tentazione farlo figliare, ma facciamo tornare Emma. Dai, con Alex. Ah, Alex ha una fortuna assurda. Vai, Alex. E mandiamo anche Laura. Sì, ma. Oddio, loro stanno veramente a pezzi come statistiche. E vediamo, vediamo, vediamo. Ok, non penso avranno grandi problemi finché sono ancora predoni. Qualche donna con forza che non sia Cirolina. Potrei mandarci Marta. Dai, meglio. Certo, qui stiamo lasciando molto sguarnito. Lo saccio, ma. E vediamo, qualcun altro. Ma a questo punto quasi quasi ci rilascerei un'altra volta il falco. Ma sì. Bene, abbiamo messo la situazione qui pronti per far figliare e sarebbe stato il caso di lasciarli almeno copulare prima, penso, però è andata così, almeno sono pronti per il prossimo episodio. Aspetteremo il rientro di Enigma e Ciriolo e per questo episodio è tutto. Alla prossima.